Cresce la preoccupazione a causa dei diversi casi di contagio che si sono verificati sulla vallata del Fino. L'emergenza sanitaria è stata al centro di una lunga videoconferenza di coordinamento, fatta alla presenza di tutti gli attori istituzionali, sanitari e del Presidente della Regione Marsiglio. Condizioni di difficoltà su cui i sindaci e il Presidente della Provincia hanno chiesto la chiusura dell'area e l'accelerazione degli esiti degli esami effettuati sui tamponi ancora da effettuare. Ciò al fine di arrivare subito alla reale ed effettiva situazione del contagio, che già ora nella zona è decisamente pesante e che non può essere sottovalutata. Con i sindaci di tutta la vallata, quindi sei comuni che sono Castiglione, Messerremondo, Bisenti, Arsita, Montefino, Elice e Castilenti, stiamo chiedendo da giorni un'attenzione maggiore per quest'area affinché si adottino dei provvedimenti più restrittivi che ad oggi noi sindaci non possiamo fare, ma abbiamo rivolto un appello al Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, affinché trovi il modo e l'opportunità di fare lui come Regione un atto di restrizione sulla scia di quello che è stato fatto in Campania dal Presidente della regione De Luca, dove ha appunto fatto un'ordinanza per chiudere in entrata e in uscita il traffico delle persone di un comune in particolare dove ci sono diversi casi, che è quello di Ariano Irpino. Quindi abbiamo chiesto in modo forte e in modo accalorato al Presidente Marsiglio un'attenzione che vada verso questa direzione, cioè di valutare appunto di chiudere quest'area per il bene dell'intera provincia di Teramo e della regione Abruzzo, perché ad oggi dove si concentrano i più casi è quest'area, che nonostante ha pochi abitanti ma fino adesso conta ben 11 casi accertati. In più abbiamo confinante il comune di Penne, dove i casi di positività sono a decine.